Bella ragazzi e bentornati dal vostro Siderala. Non è Berardi, non è Yaya Touré, il primo colpo del Suning, dei Suning, del nuovo proprietario dell'Inter, è Cristian Daniel Ansaldi, un giocatore molto forte, un terzino sinistro che si può adattare ai diversi ruoli del centrocampo che potrà vestire nero-azzurro dopo un'ottima stagione al Genoa. È un difensore fisico, veloce, molto bravo nel gioco aereo, però soprattutto con una visione di gioco che per un terzino è un'ottima caratteristica, è un valore in più, un valore aggiunto. Infatti pensate che Ansaldi quest'anno con il Genoa ha timbrato per 10 volte il cartellino dell'assist man, ovvero 7 dei 14 gol di Pavoletti segnati in quest'anno in Serie A sono stati imbeccati grazie a un passaggio, un cross o un assist, diciamo così, di Ansaldi. Un giocatore che comunque ha quell'esperienza internazionale, 2 anni fa allo Zenit di San Pietroburgo, l'anno scorso all'Atletico Madrid del Cholo Simeone e quest'anno per la prima volta in Italia figurando tra i migliori difensori del nostro campionato. È un accordo triennale per il ragazzo che ora era in vacanza e quindi sta tornando in Italia, a Milano, per firmare il contratto. Abbiamo battuto la concorrenza di squadre più agguerite, la Roma, che poi ci ha accontentato di Mario Rui, la Juventus, che poi vabbè ha preso Daniel Alves, ma comunque il primo obiettivo per la Juventus sulla fascia, sia a destra che a sinistra, perché il ragazzo è adattabile ai diversi ruoli della difesa, era proprio Ansaldi. Poi anche il Milan si era fatto avanti, ma senza nessuna possibilità di chiudere questa trattativa, che invece ha chiuso appunto proprio l'Inter. È pronto a vestire nell'azzurro, nella notte ci sono stati contatti decisivi, tra le 23 infatti Ausilio è riuscito a trovare un accordo decisivo per portare il ragazzo a Milano. Fatte le visite mediche, lo sbarco del giocatore è atteso oggi alle 18 all'aeroporto di Milano Linate. Speriamo comunque faccia bene, è un difensore che si aggiunge alla sfilza di terzini sinistri quando a destra abbiamo solo Nagatomo e D'Ambrosio. Comunque un giocatore che si può riadattare anche alla fascia destra perché è ambidestro e quindi sa usare bene sia il piede destro che il piede sinistro. È un ottimo acquisto, battuta la concorrenza come abbiamo già detto di altre squadre, battuta la concorrenza anche estera perché anche aveva offerte importanti anche dal West Ham, Swansea e anche il Valencia, e quindi l'Inter si accaparra questo ragazzo su cui però il forte pressing era stato precedentemente iniziato, espresso, formalizzato diciamo dalla Lazio, che aveva tentato di convincere il giocatore anche con il nuovo allenatore Bielsa. Ansaldi ha preferito restare ad aspettare l'offerta dell'Inter, così è stato, e quindi l'accordo si è formalizzato in trattative che sono durate solo qualche giorno. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di Ansaldi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo primo acquisto che si aggiunge a Banega ed Erkin, e fatemi pensare come schierereste questo giocatore nella nostra squadra, se a sinistra il suo ruolo naturale oppure riadattandolo a destra, vista la mancanza di terzini di un certo valore. Un saluto al vostro Silverala e mi raccomando, welcome to Inter Ansaldi nei commenti. Forza Inter, nel bene e nel male, FC Internazionale, bella ragazzi.